Recentemente è stato mostrato un nuovo poster relativo al nuovo arco narrativo della serie di Pokémon Sole e Luna. Analizzando l'immagine non possiamo non notare in alto a destra Necrozma Crinier del Vespro e Necrozma Ali dell'Aurora, e due forme del Pokémon Prisma introdotte in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. È però strano che siano entrambe presenti, dato che ricordo nel poster precedente vi era solo Solgaleo. Ad ogni modo, gli sceneggiatori della serie stanno mischiando due parti della storia dei giochi, ovvero la missione di recupero delle ultra creature e appunto la parte relativa a Necrozma di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. E ciò potrebbe farci pensare che la serie sia ormai entrata nella sua parte focale, per poi terminare con un prossimo ed ultimo arco narrativo dedicato alla Lega Pokémon. Staremo a vedere. Tra le tante ultra creature presenti, quelle che spiccano di più sono sicuramente Buzzwole, che flette i muscoli insieme a Kawhe e Tartanator, Surkitree e Blacephalon che spaventano Lilia ed Ibis, ma anche Stacataca e Celesteela nella parte sinistra del poster. Come non notare poi il piccolo Poipole vicino ad Ash? Sono sempre più convinto che entrerà nella sua squadra. Infine, sulla parte destra vediamo Augusto, Malpi ed un Mimikyu con un fiocchetto rosa. Chissà che ruoli avranno questi due personaggi nei prossimi episodi. Voi non siete curiosi di scoprirlo? Secondo voi il Mimikyu col fiocco di Malpi avrà qualche relazione con il Mimikyu di Jessie? Quindi, allenatori, cosa ne pensate dell'immagine vista in questo video? I prossimi episodi si prospettano davvero intriganti. Io non vedo l'ora di vederli. E voi? Come al solito, mi piace per supportare il nostro canale. Condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti se ancora non l'hai fatto. Instagram ed altri social in descrizione. Quindi è tutto, ciao allenatori!